trovate a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. L'ultima seduta dell'organo legislativo ha visto eh, un tema eh, impegnare i consiglieri, che è quello del caro bollette per il mondo del volontariato ma anche per le imprese cosiddette energivore. L'assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli si è detta preoccupata riguardo alle conseguenze per i rincari dei carburanti e dei servizi, quali luce e gas, che possono avere come conseguenze sui servizi garantiti dal terzo settore. Lo ha fatto rispondendo in aula in Consiglio regionale ad una mozione dei consiglieri della Lega Meini, Montemagni e Galli, che chiedevano alla giunta quali siano le iniziative che si intende intraprendere per supportare le associazioni di volontariato toscane. Cara Energia ci sta preoccupando molto perché sta che la Incidendo anche sui nostri servizi direttamente, perché anche i nostri, le nostre strutture viaggiano a luce e con, e, con, e con il gas, naturalmente. Quindi il fatto che le bollette rischino di nuovo di dare un colpo molto forte alle associazioni, perché naturalmente sono oneri molto importanti per le loro associazioni è una preoccupazione forte che abbiamo. Abbiamo fatto un bando di ristoro nella scorsa legislatura che ha visto anche l'entità delle richieste che ci sono state prodotte. Chiaramente in questo momento noi non abbiamo risorse sufficienti per intervenire in maniera efficace nei confronti del supporto agli enti. La mia è stata anche una richiesta di condivisione politica del problema, come l'interrogazione poneva, perché naturalmente qui abbiamo bisogno anche di un intervento a livello nazionale che ci consenta di destinare un maggiore quantitativo di risorse. La capogruppo della Lega, Elisa Montemagni, si è detta parzialmente soddisfatta della risposta dell'assessore. Abbiamo comunque un problema da risolvere. L'assessore ha chiesto a tutte le forze politiche di fare un appello anche a livello nazionale. E io gli ho risposto ovviamente che al tavolo Stato Regione ci sono seduti loro e che noi una mano proviamo a darla, ma evidentemente la Giunta può fare la sua grande parte eh, e non sono totalmente soddisfatta perché secondo me nelle pieghe del bilancio quantomeno bisogna guardarci per cercare di trovare una, una, una soluzione a questa problematica perché eh, non, va non va sottovalutata. Sappiamo quanto in Toscana le associazioni di volontariato sono importanti, quante ne abbiamo e quanti servizi danno. Quindi, siccome sono realtà consolidate sul territorio su cui tutti i cittadini fanno affidamento, eh, non possiamo voltarci dall'altra parte in un momento in cui ci chiedono aiuto, dopo che già hanno contrastato il Covid e sono state in prima linea in questi anni. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di, di, di reperire de, delle risorse e dargli un, un aiuto per cercare di portare avanti il grande lavoro che stanno facendo. Abbiamo richiesto chiaramente di poter eh, avere una, eh, un aggiornamento sull'adozione del nuovo piano energetico, quindi sul nuovo PAER. Abbiamo chiesto che la Regione si faccia interprete delle esigenze e della necessità di eh, intercedere presso la conferenza Stato-Regioni, non soltanto sulle conseguenze del costo del caro energia sul mondo delle imprese, ma per mettere al tavolo anche gli enti locali nell'adozione all'interno del PNRR di tutte quelle misure per agevolare energie rinnovabili e la risorsa, diciamo, ecologica sul territorio, incluso la sua tutela. Ma quello che abbiamo sottolineato in questa mozione è l'esigenza di andare incontro monetariamente a tutto il terzo settore, ovvero verso il mondo del volontariato, tutto il nostro mondo associazionistico, quell'esercito della pace che ha reso possibile la concessione e erogazione di servizi durante la pandemia a una grandissima fascia di utenza in regione Toscana e che ora dovrà assorbire molto probabilmente, ma chiaramente, anche l'urto del problema dei profughi che arriveranno in Toscana in conseguenza del conflitto russo-ucraino. Valutare un sostegno regionale per le aziende del settore vetraio toscano, con una particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali, è ciò che chiede alla Giunta una mozione presentata dalla Lega e emendata dal Partito Democratico che è stata votata all'unanimità dall'Aula del Consiglio. Nell'atto anche l'impegno a sollecitare il Governo affinché ponga la massima attenzione sull'effettiva efficacia delle misure sin qui adottate per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per le imprese come quella della lavorazione del vetro, energivora prevedendo ulteriori interventi in tal senso se saranno necessari uno dei settori storici della produzione manifatturiera eh, toscana una eccellenza tra le eccellenze in toscana abbiamo dei, veramente delle aziende importantissime e noi chiediamo di monitorare attentamente la situazione soprattutto ecco, a causa dell'aumento dei costi energetici e oggi questo tema di, diventa sempre più di stringente attualità. Sappiamo che il 15 di febbraio una delle aziende eh, più importanti, che è la IWW di San Giovanni Valdarno, ha dovuto proprio sospendere la eh, produzione e quindi andare incontro allo spegnimento dei forni. Ma questo comporta che numerosi eh, lavoratori vanno in cassa integrazione. Noi dobbiamo tenere alta la guardia e abbiamo chiesto anche ecco, di verificare l'impatto delle misure volute dal governo nazionale proprio per l'aumento dei costi di energia e di gas. Una legge approvata all'unanimità dall'Aula di Palazzo del Pegaso affronta il tema della cannabis terapeutica focalizzando l'attenzione in realtà sulla formazione del personale sanitario. Promuovere un'adeguata formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato con il sistema sanitario regionale. Questo è l'obiettivo della nuova legge approvata in Aula all'unanimità, illustrata dal presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni e nata da una proposta del consigliere Jacopo Melio. Il Consiglio regionale ha risposto in maniera estremamente positiva, votando all'unanimità questa proposta di legge che andrà ad inserire all'interno del percorso di formazione continua offerto dalla regione ai medici di base un percorso di preparazione sui medicinali cannabinoidi e quindi si va a combattere quelle remole culturali che eh, antologi purtroppo impedivano. La somministrazione di quello che è un vero e proprio farmaco vita a migliaia di cittadine e di cittadini che potranno così trarre un enorme beneficio da questo principio attivo. Si dispone che la Commissione regionale per la formazione sanitaria possa formulare proposte dirette a promuovere l'inserimento della materia nella programmazione della formazione continua regionale di area vasta ed aziendale. La legge ha trovato anche i favori dell'opposizione. Ma è emerso naturalmente una visione eh, tecnica nel senso che eh, la cannabis per scopi terapeutici è sicuramente un presidio che dobbiamo assolutamente validare come medici e come politici. Come medici tecnicamente dobbiamo conoscerla perché ci fidiamo delle cose che conosciamo. Come politici ovviamente dobbiamo dare gli strumenti ai medici, cioè ai tecnici, perché questo possa diventare realtà. Serve cultura, serve formazione, serve che il personale ne abbia... Consapevolezza non soltanto nell'accezione cosiddetta del fine vita, ma anche nell'accezione dell'utilizzo durante le patologie all'interno, prima nelle fasi appunto terapeutiche, una volta individuata diciamo, una diagnosi eh, che viene accertata. Per fare questo serve consapevolezza, formazione, serve che la medicina di base ne sia eh, consapevole, serve nel territorio, serve soprattutto nelle ospedali di comunità e serve essenzialmente produzione. La Toscana e Firenze ha un centro di eccellenza sulla produzione che va incentivata non soltanto ovviamente per la Toscana, in primis per noi stessi, ma anche a livello nazionale. Questo può portare lavoro ma soprattutto può portare sollievo a tante persone che soffrono. A questo punto va promossa anche la produzione. Abbiamo presentato un emendamento alla mozione di, del collega Melio che impegna a cercare una soluzione per quanto riguarda quella parte di eh, infiorescenze che sono diciamo, la parte più problematica e eh, che vengono prodotte in eccesso da coloro che eh, producono cannabis eh, o producono canapa per altri scopi, magari di natura industriale, e che invece di essere distrutti o costituire un problema per la componente eh, diciamo, psicotropa che contengono, possono essere al contrario utilizzati magari eh, come diciamo, eh, dati. Eh, agli istituti che la trasformano per poter essere utilizzati. È quel famoso passaggio dal privato al pubblico, quell'interazione-partenariato che, appunto, l'ex ministra Grillo aveva già promosso. Intanto dobbiamo, quando si affronta questo tema, sgombrare il campo e dire che si parla appunto di cannabis medica che deve essere prescritta da un medico abilitato. A questo tipo di prescrizione non c'entra niente con il dibattito sulla liberalizzazione delle droghe leggere, sono due mondi completamente differenti. Un altro tema evidenziato da sostegni è quello della produzione della sostanza stessa che è stata introdotta con la mozione del consigliere Melio. C'è un tema di approvvigionamento importante, per questo abbiamo approvato una mozione che richiama la Giunta a valutare con attenzione tutte le strade che possono permettere di aumentarne la produzione in Toscana perché sappiamo che dobbiamo comprarla dall'estero e anche questo spesso non basta e quindi una politica specifica per aumentarne la produzione in loco. È stata la settimana dell'8 marzo, la festa internazionale delle donne celebrata dal Consiglio regionale con un appuntamento al Teatro La Compagnia di Firenze in cui si è fatto il punto sulla parità di genere. Sono storie al femminile di chi ce l'ha fatta, raccontate al Cinema Teatro La Compagnia nell'iniziativa 8 donne per l'8 marzo, organizzata dal Consiglio Regionale della Toscana insieme all'Ufficio Scolastico Regionale e al Gruppo Editoriale Nazionale in occasione della Festa Internazionale della Donna. In un report consegnato al Consiglio Regionale dall'IRPET, l'Istituto per la Programmazione Economica della Toscana, su iniziativa e proposta della Commissione Regionale per le Pari Opportunità, disegna in realtà un quadro complesso della parità di genere genere nella nostra regione, che rimane ancora oggi un obiettivo a cui tendere. I dati più significativi, tra quelli raccolti sul divario in Toscana, costituiranno i punti di riferimento per le iniziative da prendere nell'immediato futuro. Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell'8 marzo alle donne ucraine che stanno resistendo, ma anche alle donne russe che combattono e vengono arrestate per la pace. Lo abbiamo voluto fare per anche dare un messaggio, un messaggio di speranza e di futuro, premiando otto donne che sono state in prima linea nei partiti nelle battaglie, penso per la tenuta dei posti di lavoro, ma anche per fare in modo che la nostra terra diventi sempre più terra di scienza, terra di opportunità, terra di futuro. Vogliamo mandare un messaggio forte, che questa non è straordinarietà, dovrebbe diventare la normalità. In Toscana, in Italia e in Europa si registrano ancora profonde disparità tra uomini e donne. Gli ambiti di intervento della strategia nazionale sono quindi il lavoro, il reddito, le competenze, il tempo e il potere. Il dato è che la Toscana è in linea anche in maniera importante con il dato europeo. Però il tipo di lavoro che viene fatto, quindi quella che si chiama segregazione orizzontale, è su alcuni tipi di lavori, sui servizi, sul commercio, sul turismo, che in questi anni hanno subito eh, con la pandemia delle grosse difficoltà e soprattutto il compito di cura dei bambini è ancora demandato completamente alla donna e quindi quando si hanno dei figli le donne preferiscono il part time o addirittura lasciare il lavoro. Sono trascorsi due anni dall'inizio della pandemia e in questa ricorrenza il Consiglio regionale ha voluto riportare all'attenzione gli scatti dei fotografi e dei videoreporter che più hanno reso simbolica la lotta contro il Covid-19. Sono passati due anni dall'inizio dell'incubo collettivo chiamato Covid-19 e gli occhi con i quali abbiamo guardato la pandemia sono quelli dei fotografi e dei videomaker che hanno immortalato la vita al tempo del virus. 40 scatti sono in mostra nei locali dell'Expo Comuni di Palazzo del Pegaso a Firenze. L'esposizione, visitabile fino a domenica 13 marzo, è promossa da Lumen, l'associazione culturale composta da fotogiornalisti indipendenti che hanno creato e scattato immagini di chi è riuscito a restituire un racconto oggettivo e veritiero, ma anche di situazioni in grado di sensibilizzare. E creare empatia, al contempo stesso informare. A due anni di distanza, attraverso le immagini scattate da tanti giovani fotoreporter, vogliamo raccontare quest questi due anni difficili. Due anni che segnano la storia della nostra vita, due anni che vengono raccontati dall'inizio della pandemia, dal primo lockdown fino ai giorni ostri, alle vaccinazioni. Un grazie davvero. Poi all'associazione Lumen per averci messo a disposizione queste bellissime foto, questi bellissimi scatti che mi fanno tornare un po' indietro con la mente e che mi fanno rivedere la difficoltà di questi due anni, pieni di sacrifici per tante donne e per tanti uomini toscani. Parallelamente al percorso fotografico sarà anche riprodotto il video documentario Messages from Quarantine realizzato all'inizio della pandemia da Niccolò Natali e Nicola Lorenzin, pubblicato sul New York Times. L'accesso alla mostra è gratuito. Io sono molto grata a questi 13 fotografi e all'idea di questa mostra perché attraverso il loro sguardo noi possiamo sentir risuonare dentro di noi i sentimenti e le emozioni che anche questo lungo periodo di difficoltà ci ha procurato e loro fanno sempre questo lavoro, affrontano in prima linea per noi le emozioni e ci consentono di viverle a pieno ed c'è è bisogno di questo anche per costruire un pensiero pubblico e un discorso pubblico sugli eventi più completo e più eh, significativo e anche maggiormente comunicabile. Per cui un lavoro prezioso che costa fatica, io li ringrazio molto per quello che fanno e per quello che stanno facendo ora in Ucraina, in Polonia, al confine con l'Ucraina, documentando questo momento difficile. Vai, e facciamo anche un Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna con voi alla prossima settimana.